cos'è la crescita personale? La crescita personale è il processo di sviluppo e miglioramento continuo dell'individuo verso una versione più piena, consapevole e soddisfacente di se stesso e si fonda su diversi modi in cui si può migliorare diverse aree della vita. In questo video vediamo come è possibile riuscire a migliorare singole aree della nostra vita con consigli pratici e semplici da seguire. Esploreremo insieme strategie, strumenti e ispirazioni per scoprire il nostro vero potenziale, perché ogni passo che compiamo verso la crescita personale ci avvicina a una versione più autentica e realizzata di noi stessi. Iniziamo! Ma prima, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach, e in questo canale ti parlo del mio approccio all'alimentazione chetogenica e di strumenti e strategie che ti aiutano a tornare in forma e ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se tutto questo ti interessa, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Abbiamo detto che la crescita personale è un percorso, è la via del miglioramento e dello sviluppo individuale. Alcuni esempi di crescita personale sono il migliorare in qualcosa, ad esempio sviluppando un talento o un'abilità, oppure la gestione delle proprie finanze, migliorare il proprio ambito lavorativo, fare volontariato, sviluppare creatività, stabilire e raggiungere obiettivi. Ma perché dovremmo concentrarci sulla crescita personale? La crescita personale può aiutare a essere più felici, più in salute. Si tratta di dare a se stessi più opzioni e più controllo della propria vita. Ma da dove iniziare? Dopo aver dedicato un po' di tempo a pensare a come stanno andando le cose, cosa vorresti cambiare, potresti decidere da dove cominciare. In questo video parliamo di quattro aree diverse dello sviluppo personale su cui potrebbe essere utile riflettere. La prima area è quella dell'esplorazione dei propri valori. Alcune domande da porsi sono: com'è la mia giornata tipo? Come cambierei la mia giornata se potessi? Che cosa è importante per me e quali sono le mie passioni? Lo sviluppo personale consiste infatti nell'orientarsi verso ciò che più conta per noi e per farlo è necessario avere chiari i propri valori. La seconda area consiste nel trovare il modo di bilanciare il lavoro con gli altri aspetti della propria vita. Alcune domande da porsi in questo senso sono: quali tipi di lavoro trovo più gratificanti? Cosa mi aiuta a dare il meglio di me? Quanto è equilibrata la mia vita in questo momento e come posso aumentarne l'equilibrio? Ma vediamo alcuni consigli per trovare un maggiore equilibrio. Il primo è bilanciare il lavoro con gli altri settori della vita. Potrebbe essere utile creare un elenco di obiettivi e individuare delle persone a cui chiedere un aiuto per raggiungerli. Il secondo poi è trovare soddisfazione nella propria vita lavorativa. Avere degli obiettivi può migliorare la soddisfazione sul lavoro. Pensa a cosa vuoi realizzare questa settimana, questo mese o quest'anno, ricordando di mantenere gli obiettivi realistici. Gli obiettivi di lavoro possono essere difficili da raggiungere da soli, quindi ricorda di utilizzare tutte le risorse disponibili e di chiederti come raggiungere al meglio il tuo obiettivo, cercando anche un sostegno. La terza area della crescita personale riguarda il tempo libero. Chiediti quanto tempo libero ho a disposizione. Cosa faccio di solito nel tempo libero? C'è qualcosa che vorrei fare di più? Oppure come posso utilizzare il mio tempo libero per un maggiore sviluppo personale? Non è necessario avere uno scopo specifico o un obiettivo finale per le attività che si svolgono nel tempo libero. E a questo proposito, alcune idee da considerare sono cercare di essere più creativi, perché la creatività può aiutare a rilassarsi, a sentire che si sta facendo di più e a essere più felici. Si può fare ad esempio attraverso la scrittura, il disegno, la danza, il giardinaggio e tante altre attività ancora. Oppure imparare qualcosa. L'istruzione può aiutare a diminuire lo stress. Le ricerche dimostrano che anche l'istruzione ringiovanisce la mente e il corpo e rallenta l'invecchiamento. Oppure un'altra idea è fare volontariato. Il volontariato può regalare un senso di realizzazione, aiutare a fare nuove amicizie e alcuni studi dimostrano che il volontariato può aiutare a vivere più a lungo. La quarta area della crescita personale riguarda l'autostima e la capacità di diventare più sicuri di sé e capaci di affrontare le sfide. Domande da porsi in questo senso sono: quali sono i miei punti di forza e come mi aiutano ad affrontare le sfide? Come posso sfruttarli? Quando mi sento sopraffatto, cosa mi fa sentire così? Come mi sento riguardo al mio futuro e cosa posso fare per darmi un futuro migliore? Oppure quali altre capacità mi piacerebbe avere?
Gli studi dimostrano che sviluppare alcune abilità possono aiutare a essere più resilienti. Vediamo qualche esempio. La prima è offrire atti di gentilezza senza aspettarsi nulla in cambio. Questi atti possono essere piccoli, come tenere aperta la porta a qualcuno, oppure anche più grandi. Secondo alcuni studi, se si compie un atto di gentilezza casuale, è probabile che ci si senta più felici e soddisfatti della propria vita. La seconda abilità da sviluppare riguarda ottimismo e fiducia. Le persone possono imparare ad avere un atteggiamento più positivo e questo può avere effetti positivi sulla salute. La terza, poi, è praticare la gratitudine. Come la speranza, anche la gratitudine può essere un approccio potente allo sviluppo personale e allo stesso modo può essere utile allenarsi a essere più di buon umore. Considera che queste informazioni sono di carattere generale. È importante ricordare che la vera chiave della crescita personale è la pratica costante. Non aspettarti di cambiare dall'oggi al domani, ma lavora costantemente per migliorare te stesso e mantenere la crescita personale costante nel tempo. Io spero che questo video ti sia piaciuto e se così è stato, fammelo sapere con un commento o mettendo un like. Inoltre, per avere tanti altri consigli che condivido esclusivamente via email con i membri della mia community, vai al link che trovi qui o in descrizione. Troverai tante risorse gratuite da poter scaricare. Noi ci vediamo al prossimo video!